Nel video precedente abbiamo parlato di prime testimonianze dell'uso letterario del volgare. Ma cosa intendiamo per lingua volgare e per volgari? Con quali modalità quella lingua che abbiamo definito volgare deriva dal latino, che era la lingua ufficiale dell'Impero Romano? Partiamo dal primo punto. Il volgare, cioè la lingua parlata dal vulgus, dal popolo, è quella lingua che subentra gradualmente al latino nell'uso quotidiano, a partire più o meno dal IV secolo d.C., quando si assiste alla dissoluzione delle istituzioni politiche e culturali che garantivano l'unità dell'impero. L'indebolimento progressivo dell'autorità centrale per cause interne ed esterne fa sì che, soprattutto nelle aree meno romanizzate dell'impero, l'uso del latino come lingua parlata da tutti i ceti e in tutte le aree, in contesti ufficiali e non, pian piano venga meno e adesso subentri gradualmente una nuova lingua. Il volgare. Questa lingua non deriva certo dal latino che si studia a scuola ancora oggi, cioè la lingua codificata della letteratura e della comunicazione alta, bensì dal cosiddetto sermo rusticus, ossia dal latino parlato in contesti familiari. Ed è dal sermo rusticus, dal latino parlato, che derivano le lingue neolatine, lingue che nel Medioevo si chiamano appunto volgari, cioè lingue parlate, usate prevalentemente dal popolo in contesti orali, scritte solo in una fase successiva e approdate all'uso letterario relativamente tardi. Tra i diversi territori un tempo soggetti all'autorità romana si assiste dunque a un processo di differenziazione linguistica sempre più netta. Così in Francia, all'antica Gallia, al latino parlato subentrano il francese propriamente detto, erede della lingua d'Oïl, e il provenzale, altrimenti definito lingua d'Oc. In Italia si sviluppano il toscano e gli altri volgari locali, il sardo e il ladino. Nella penisola iberica il portoghese, lo spagnolo e il catalano, e in Romania il rumeno. Tali lingue, col passare dei secoli, tendono a differenziarsi sempre di più dal latino, sia dal punto di vista grammaticale che lessicale. Sono definite volgari, cioè popolari, e quindi implicitamente inferiori rispetto al latino, che più o meno fino alla fine del Medioevo resta la lingua della scienza e della cultura, a cui rimane il monopolio della scrittura.